Ah, perfetto, buonasera. Faccio Terno, parto dal presidente chiedendogli magari una griglia del campionato, visto che lui ha detto che per il Napoli sarebbe contento dal quinto posto ovviamente in avanti. Chiedo a Gogan se invece magari Cesena rievoca in coppie particolari, visto il gol dell'anno scorso, se magari è il caso di fare il bis, e a Fernandez invece se ha parlato con Zabaleta e con Agüero di Manchester City Napoli. Ma quando lei parla di griglia che intende? Una griglia di partenza del campionato, come lo vede lei dopo il mercato? Ma io credo che le squadre più forti siano sempre Milan, Inter, Lazio, Napoli e Juventus. Poi ci possono essere delle sorprese, c'è sempre anche nelle corse dei cavalli la sorpresa, no? Quindi voglio dire, staremo a vedere. Poi bisogna vedere se queste sorprese hanno il fiato, se il fato è dalla parte loro, perché io sono sempre molto preoccupato da quelli che possono essere gli incidenti, no? Avete visto, abbiamo fatto un amichevole e Hamsik si è infortunato, fortunatamente nulla di grave, però voglio dire, il destino è destino e non si può certo guidare per la mano. Il pericolo è sempre in agguato. Io credo e confido nei nostri medici, preparatori e tutti coloro che collaborano e che hanno fatto sì che questa squadra, anche grazie alle vostre critiche dei primi anni, questo gruppo di lavoro, questa società è diventata una società che credo non abbia nulla da invidiare alle grandi, ma non italiane, alle grandi nel mondo. Quindi io non finirò mai anche di ringraziare voi, perché poi se voi foste sempre stati così accondiscendenti e ci aveste detto ma che bravi, che bravi, che bravi, non avremmo mai forse fatto in pochissimo tempo questi passi che abbiamo fatto e che ci hanno permesso di posizionarci tra squadre importantissime. Anche questo girone che, quando per esempio sentivo dire ma che sfortuna, ma che sfortuna, io dicevo ma perché dicono che sfortuna? Ma noi dobbiamo dimostrare se siamo in grado di affrontare la Champions o no. Non è che dobbiamo bleffare, come quello che durante l'esame di maturità copiava l'esame dal vicino, ma l'esame poi te lo fa la vita. Che significa? Cioè non è che noi ormai siamo una squadra che compete, non è che siamo oggi qua e l'anno prossimo siamo nel basket o stiamo da un'altra parte. Noi dobbiamo dimostrare che i veri valori li raggiungiamo, li abbiamo raggiunti e li riusciamo a mantenere. Noi non vogliamo essere aiutati da nessuno, ma non vogliamo nemmeno essere penalizzati da nessuno. Io oggi ho fatto un lungo discorso ai ragazzi, gli ho spiegato anche come si sta in campo, perché c'avevamo 13 new entrants e quindi ho detto ragazzi, io non mi sono mai inquietato in questi 7 anni e non sono mai intervenuto. Adesso però siamo in Champions, quindi io difenderò con i denti la vostra affidabilità e la vostra professionalità. Ma me lo dovete dimostrare, perché il primo che non lo dimostra io lo sbatto al muro e per parecchi giorni non giocherà più. È chiaro il ragionamento? Vai Luca e poi dopo. Per me è stato un bel gol l'altra stagione contro Cesena, voglio sicuramente ripetere, ma dobbiamo dare tutti 100% per fare una buona gara. Questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo pensare partita a partita, perché abbiamo tante partite da fare. Poi vedete, c'è un'altra cosa che secondo me non è che vi è sfuggita, ma che non ne parliamo mai. L'unico fatto estremamente positivo, che però all'inizio potrebbe essere negativo, è che noi abbiamo fatto
parecchi cambi. Cioè il Napoli di quest'anno non è il Napoli dell'altro anno, e di questo bisogna che noi ne prendiamo coscienza, perché continuiamo, io sento sempre dire ci siamo rafforzati, ragazzi, ci siamo rafforzati, sì, ma attenzione, diamo anche il tempo a queste new entry di dimostrare il loro valore. E quindi adesso non chiedete subito di vincere tutto e sempre, cioè se ci dovesse essere qualche abbaglio, e vabbè, lo dobbiamo sopportare con quella serenità, con quella coscienziosa professionalità che prima di tutto chiedo a voi, che ci avete sostenuto e ci avete portato fin qui. Quindi niente drammi, niente pianti, niente ma però credevamo, perché siete stati voi che avete detto è stato un mercato fortissimo, diamo al Milan 8,5, poi non lo so perché, al Napoli 8, eccetera eccetera eccetera, però attenzione, questo fa sempre titolo sui giornali, aiuta a vendere, però adesso voi dovete fare, che fate? Il passo del nemico o il passo del supporter? E quindi qui adesso ce la dobbiamo giocare, quindi diamo pure il tempo a sti ragazzi di rispondere con il loro valore intrinseco alle capacità di un allenatore forte come Mazzarri, ma ripeto, niente drammi e niente se e ma se ci dovesse essere qualche incidente di percorso. Le ultime due, Caiazza e Calzone. Presidente, sono qui. Due domande per lei. Una, non le sembra che, vedo anche Miller, prima ha parlato del sintetico della novità, cioè non le sembra che tutti si allena sul campo normale, sull'erba normale, e poi bisogna andare a giocare su quella sintetica? Uno. Sì, però scusi, l'altro anno noi siamo andati a Cesena, che c'aveva il campo sintetico, mica ha messo questa. No, non ce l'aveva l'altro anno? Ah, cioè, ma l'altro anno Cesena non ce l'aveva, l'ha messo quest'anno? E vabbè, allora sono cazzi pure per loro. Scusa, non ho capito. Siamo vari. Presidente, parlando con la squadra. Guido. È riuscito a percepire che i ragazzi sono concentrati per il Cesena o qualcuno, naturalmente, vista che quasi per tutti è una novità la Champions, no? Hanno già la testa. No, io li ho visti concentrati per Cesena. No, e devo dire che in questo sono dei veri professionisti. E devo dire che Mazzarri è bravissimo, a ogni volta, per lui esiste solo la partita di domani, non esiste poi la partita del dopodomani, lo sapete come la pensa lui, e noi ci siamo assolutamente, ormai è diventato anche un nostro pensiero, ce lo ha insegnato, e tutti quanti ragioniamo ormai così. Eccomi qua, tre velocissime. Presidente, cosa ti aspetti dagli arbitri? A Hiller, novità unica nella prima partita.